Un arresto eccellente di colui che potrebbe essere il mandante del sequestro dei tre italiani in Messico potrebbe presto rivelare informazioni sensibili sulla sorte dei tre connazionali. L'avvocato Claudio Falletti, legale delle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 31 gennaio, ha spiegato che le forze dell'ordine hanno arrestato José Guadalupe Rodríguez Castillo, ritenuto a capo del cartello criminale di Jalisco Nuova Generazione. Castillo avrebbe pagato la polizia della città messicana di Tecalitlán per consegnare i tre italiani scomparsi a gennaio al cartello della droga di Jalisco. Per questo motivo, ha spiegato il procuratore federale, la polizia messicana lo ha arrestato. L'uomo, trovato in possesso di marijuana, anfetamine e armi da fuoco, è stato fermato insieme a un'altra persona. Secondo quanto riferisce sempre l'avvocato Falletti, l'arrestato di José Guadalupe Rodríguez Castillo, detto il Quince, e noto anche con il soprannome di Don Lupe, sarebbe il risultato di un'attività investigativa realizzata da un gruppo speciale. Le indagini sono state coordinate dalla Procura Generale del Messico ed estese negli stati confinanti con Jalisco. Durante l'interrogatorio dei quattro poliziotti arrestati nei mesi scorsi, con l'accusa di aver consegnato gli italiani a un'organizzazione criminale, reato che hanno poi confessato senza rivelare il nome della banda e né a quale prezzo, è emerso che gli italiani furono consegnati a un certo Don Angel. El Quince e Don Angel potrebbero verosimilmente essere la stessa persona. In manette anche José Guadalupe Rodríguez Doroteo, detto El Junior, considerato al vertice dello stesso cartello criminale messicano.